Avvocati in astensione a Vibo Valentia. L'astensione su base regionale per la prima volta viene attuata a staffetta, una settimana per ogni camera penale della regione. Ha iniziato Cosenza, adesso Vibo Valentia, la prossima settimana Catanzaro e da seguire le altre camere penali. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la biblioteca dell'Ordine degli Avvocati all'interno del Tribunale di Via Lacquari sono state illustrate le ragioni di questa astensione, partendo innanzitutto dalle problematiche legate alla delocalizzazione dei cosiddetti maxi processi, Rinascita Scott prima, Maestrale e Cartago adesso. Nel corso dei diversi interventi seguiti all'introduzione del Presidente degli Ordini degli Avvocati di Vibo Valentia Francesco De Luca e del Presidente della Camera Penale Giuseppe Eloi, gli avvocati hanno denunciato la condizione di forte limitazione dei diritti di difesa. I problemi sono comuni a tutta la Regione Calabria. Noi nello specifico qui nel nostro territorio, nel circondario del Tribunale di Vibo Valentia, abbiamo il problema dei maxi processi. Lo abbiamo già avuto con Rinascita Scott, lo abbiamo concluso già il primo grado di giudizio con notevoli disagi per l'avvocatura, ma non solo per l'avvocatura, anche e soprattutto per i magistrati. Allora, quello che noi denunciamo sono le distorsioni dei grossi numeri. I grossi numeri non consentono l'esercizio concreto del diritto di difesa, e questo noi lo diciamo da tanto tempo, e in modo particolare lo stiamo ripetendo adesso con la celebrazione del processo Maestrale Cartago. Noi non capiamo il motivo per il quale il processo debba essere celebrato nell'aula bunker di Lamezia Terme, quando è sotto gli occhi di tutti che nelle udienze al processo Maestrale Cartago ci sono pochissimi avvocati ogni giorno, circostanza che potrebbe far celebrare i processi all'interno di una delle qualsiasi aule del nostro tribunale. Le difficoltà logistiche di un avvocato si ripercuotono poi sull'attività difensiva. È chiaro che i grossi numeri, come dicevo prima, creano un cortocircuito all'interno del sistema giudiziario. Allora, il Tribunale di Libertà affanna a decidere centinaia di ricorsi, per la libertà, appunto di riesami avverso le ordinanze di custodia cautelare che colpiscono centinaia di indagati, e quindi in pochi giorni sono costretti a decidere. Quindi la battaglia che noi conduciamo, che stiamo portando avanti, non è nell'esclusivo interesse, come qualcuno vorrebbe far capire, dell'avvocatura, ma è nell'interesse di tutti gli attori e soprattutto dei cittadini, degli indagati e degli imputati, ma anche e soprattutto della magistratura, che tante volte si vede costretta a dover decidere in pochi giorni, come dicevo prima, centinaia di ricorsi, e quindi dando poco spazio anche alle legittime difese degli indagati.